A fattitaliani.it c'è Monica Ward. Buongiorno Monica. Ciao, buongiorno. Che sarà Caterina Sforza, esatto, nel film di Lorenzo Raveggi, Machiavelli, principe della politica. Esatto. Che cos'è? Come sarà la tua Caterina? Allora, è stata sicuramente una buona occasione per conoscere questo personaggio storico di grande importanza, una donna straordinaria. E, anzi, pregherei tutti di così di informarsi su di lei. Una donna con una grandissima forza, con un grande spessore. Tra l'altro anche insomma nel 1400 abbastanza inusuale come tipologia appunto di donna. Quindi ti viene veramente voglia di conoscere la storia di quel periodo ed è un'occasione buona per tutti appunto per tornare un attimino indietro e per vivere un percorso storico importante. Sarà anche un'occasione, un'altra occasione per dare volto a una delle voci italiane più famose nel doppiaggio. Sì. Monica, la tua famiglia è sempre stata impegnata nel doppiaggio, dal sì. nonno al padre Aleardo, ai tuoi sì. fratelli, a tuo sì. figlio Alessandro. Esatto, Alessandro. Avete qualche sdoppiamento di personalità con tutte queste voci che interpretate in famiglia? No, diciamo, siamo nati e cresciuti facendo questo mestiere, tra l'altro ho due figli, sia Alessandro e Federico, ed entrambi lo fanno. Anche Federico. Tutte e due, no, perché chiaramente fa parte del lavoro dell'attore è questo. I miei figli, appunto, essendo cresciuti con noi, hanno questa cultura che piace tantissimo, hanno voglia di fare questo mestiere e no, personifichi qualsiasi personaggio, quindi automaticamente avviene questa trasformazione, non provo assolutamente nessun tipo di difficoltà. Forse sicuramente una cosa curiosa avviene in noi doppiatori che nasciamo come attori, ma facciamo, per quanto mi riguarda, 40 anni di doppiaggio. Doppiare se stessi non è la stessa cosa che doppiare attrici tipo Winnet Paltrow, Brooke Shields, Natasha Kinski. Quando vai a doppiare un'attrice straniera, appunto, perché in italiano va doppiato, è più semplice. Doppiare se stessi fa un po' strano perché non siamo abituati. Al di là dell'impostazione della voce, dell'addizione, quale predisposizione principale deve avere un buon doppiatore? Ma sicuramente, ecco, già le hai menzionate tu, la recitazione è fondamentale, la voce anche, perché insomma un vero attore, un grande attore può sicuramente essere anche un bravo doppiatore, non potrebbe essere il contrario sicuramente. Un saluto a fattitaliani.it tramite la voce di Lisa Simpson. Prego. Allora, un saluto di cuore a tutti gli appassionati e alle persone che vedranno questa intervista. Mi raccomando, se il film uscirà, andatelo a vedere, è importante. Grazie a Monica Ward. Grazie a voi.